Documento unico di programmazione, altrimenti detto un carteggio di cifre che prende inizio dal 16 giugno 2014, giorno di passaggio di consegne. Spiega il sindaco Alessandrini, quel giorno ci siamo recati presso la tesoreria della Caripe scoprendo un debito di 26.400.000 euro. Da lì è partita la nostra operazione Verità. Il primo cittadino elenca tutte le voci di spesa che hanno man mano portato il comune di Pescara a rischio di dissesto economico. Si va dall'utilizzo di fondi vincolati per sopperire alle spese correnti, al rinvio dei debiti fuori bilancio, alle entrate sovrastimate che hanno poi portato al buco di cassa. Il documento spiega passo passo tutta la rendicontazione presente e futura impostata. Spiega il sindaco dalla dolorosa politica dell'uso della leva fiscale sui contribuenti. Chiaro che noi nel documento unico di programmazione, in questo DUP, poniamo anche dei paletti molto chiari in ordine a quelle che saranno le nostre politiche di bilancio future, che non potranno che essere ispirate a, insomma, massima attenzione. Questo significa andare nella direzione del riaccertamento dei passivi, sicuramente significa efficientamento della spesa, revisione del sistema dei servizi comunali, alienazione del patrimonio immobiliare e sua valorizzazione. Ci sono, ripeto, ambiti di intervento che andranno spalmati in un'ottica perlomeno triennale. Con visibile preoccupazione spiega poi che la situazione di cassa non è ancora risolta, neanche con l'adozione della politica fiscale. Un po' come scoperchiare il vaso di Pandora, esistono ancora situazioni in evolvere che possono portare al predissesto di Pescara. Tecnicamente questo discorso è il problema dei cosiddetti residui, significa che nei bilanci comunali sono da sempre indicate delle poste attive e delle poste passive, debiti e crediti. Il problema è che i debiti il comune li paga sempre, i crediti li incassa con difficoltà. Nel corso di questi anni il delta di differenziazione fra i due parametri è stato notevole e c'è uno sbilanciamento pesante che determina crisi di liquidità nell'ente. Infine il tanto agognato incontro con i sindacati che avevano urlato allo scandalo Stangata sui cittadini. Sciopero annunciato, poi congelato, tavolo di concertazione e alla fine queste le riflessioni del sindaco. Penso che quella di ieri sia stata comunque un'occasione molto interessante, perché abbiamo discusso per una mattinata, ma una volta tanto nel merito delle cose, e cioè c'è stata un'illustrazione assai puntuale da parte degli uffici circa, diciamo, l'eredità finanziaria, circa i numeri. I numeri poi finiscono per essere quelli, per essere oggettivi, con diciamo, la consapevolezza naturalmente da parte dell'universo sindacale di questo, diciamo, di questo quadro finanziario di riferimento. Loro hanno fatto delle proposte, noi stiamo valutando la percorribilità tecnica con gli uffici